La storia della Gianni Pace Gioielli è la classica espressione di un'azienda orfa-partenopea che nasce agli inizi del Novecento grazie all'apertura della prima attività del mio bisnonno Luigi, proseguendo dopo col nonno Salvatore che apre la sua prima bottega nel 1918. Infatti anche proprio in questo periodo festeggiamo i nostri primi 100 anni di attività. L'attività poi di nonno Salvatore viene proseguita anche con mio padre Giovanni, sempre in quel quartiere di Napoli denominato Borgo Refici. Tutto questo fino all'entrata in società dei miei fratelli Roberto, Salvio e poi successivamente la mia. Fino agli anni 90, quando la Gianni Pace Gioielli si trasferisce dal Borgo Refici nella sede del Tarì di Marcianise, dove poi cominciamo proprio tutta un'altra storia e sviluppo della stessa azienda. Ed è proprio qui al Tarì, nel 1996, dove noi ci trasferiamo e siamo fra le primissime aziende ancora a centro chiuso, che apriamo la nostra diversa attività, perché ci trasformiamo da quello che era un laboratorio in una fabbrica vera e propria, incominciando una produzione e incominciando una linea completamente nostra. Nostra perché parte dalla progettazione, alla fusione, all'incassonatura e alla rifinitura di tutto ciò che noi abbiamo incominciato a produrre. Con gli anni c'è stata una grande evoluzione tecnologica e noi da circa 10 anni abbiamo incominciato a produrre tutta la nostra gioielleria usando il CAD, dove i nostri gioiellieri validi e bravissimi riescono praticamente, apportano tutto il loro sapere utilizzando il computer e quindi utilizzando poi il CAD. Ora la nostra rete distributiva si è aperta anche all'estero e oltre a servire tutta l'Italia, adesso siamo spostati nei paesi dell'est e in Spagna, dove proseguiamo con un notevole successo la nostra produzione. Da 5-6 anni abbiamo inventato un nuovo modo di fare gioielleria, inventandoci un cassone particolare che rende il gioiello più importante, mantenendo sempre una qualità di rifinitura e di preziosa sempre altissima.